La legge Severino dice che De Luca è candidabile, è eleggibile, per cui non cambia nulla rispetto a questi ultimi giorni di campagna elettorale. Il vertice PD e il diretto interessato ostentano tranquillità, ma è sempre il caso De Luca di infiammare gli ultimi giorni di campagna regionale. Sul candidato PD alla guida della regione Campania pesa la sospensione prevista dalla legge Severino per gli amministratori locali con una condanna di primo grado, abuso d'ufficio nel caso dell'ex sindaco di Salerno. Per gli avversari politici, in caso di vittoria, De Luca è destinato a decadere, senza nemmeno il tempo di insediare la giunta ed un vice, con lo spettro di un ritorno al voto immediato. Tanto più che, come ha ufficializzato oggi la Cassazione, sarà non più il TAR, ma il giudice ordinario e dunque con tempi più lunghi a pronunciarsi su un'eventuale sospensione degli effetti della legge Severino, sempre in attesa della sentenza della Corte Costituzionale prevista non prima dell'autunno. Il dibattito delle ultime ore è incentrato sulla tempistica di una procedura di decadenza che passa anche da Palazzo Chigi e fuori dal PD già accusano Renzi di voler dare a De Luca, sempre se risultasse vincitore sul governatore uscente Caldoro, il tempo di insediarsi per poi attendere all'ombra di un vicepresidente gli sviluppi successivi. Problemi che non esistono, tuona l'interessato che si dice vittima di una vergognosa campagna mediatica. Al suo fianco, sul lungomare di Napoli, il ministro Boschi assicura. Non si tratta di prendere tempo o perdere tempo, significa si tratta semplicemente di rispettare la legge, cosa che ovviamente faremo e che faremo comunque. Quindi ci saranno dei passaggi successivi all'elezione. I 5 Stelle non si fidano, hanno già presentato un esposto alla Procura di Salerno per denunciare il conflitto di interessi in cui si verrebbe a trovare il premier segretario che dovrebbe firmare la decadenza di un suo presidente di regione. Ma si parla anche della possibilità di ritocchi alla stessa legge Severino, un'ipotesi che fa insorgere Silvio Berlusconi, decaduto dal Senato proprio per effetto della legge varata dal governo Monti. Renzi può intervenire con una modifica alla legge Severino, cosa che non ha ritenuto di fare quando si è trattato di Silvio Berlusconi, attacca il leader di Forza Italia, che ha sempre contestato la retroattività della norma. Un'ipotesi, quella di un intervento sulla Severino, ufficiosamente smentita da Palazzo Chigi.